Eder. Mech. Pallister. La scomparsa di Cristina Golinucci, una giovane di 21 anni di Tescesena, è un caso che da oltre tre decenni continua a non trovare una soluzione. La madre, Marisa Degli Angeli, non ha mai smesso di cercare la verità sulla tragica vicenda della figlia scomparsa il 1 settembre 1992. Con il supporto dell'associazione Penelope e dell'avvocata Barbara Iannuccelli, la signora Degli Angeli rimane determinata a ottenere giustizia. Nonostante le numerose difficoltà incontrate nel corso degli anni, il prossimo 26 settembre, la madre di Cristina si presenterà ancora una volta in tribunale per opporsi alla decima richiesta di archiviazione del caso. Se le cose andassero male, sarebbe la decima volta in cui il caso viene archiviato. Ogni volta un colpo durissimo, ma fino a quando sarò viva, non mi arrenderò, lo devo a Cristina, ha dichiarato la signora Degli Angeli, ribadendo la sua ferma determinazione. La madre di Cristina vede la sua battaglia non solo come una ricerca di giustizia personale, ma anche come una missione per far emergere verità nascoste. Il Signore mi ha dato una prova da mamma che non auguro a nessuno. Penso che me la abbia affidata per far emergere il marciume che avvolge certe persone. Perché io credo, sì, credo in quello lassù, ma per quanto riguarda certe persone qui, sulla terra, è molto più difficile, ha aggiunto, sottolineando la sua fede e la delusione nei confronti di alcune persone coinvolte. Recentemente, è emersa una nuova testimonianza che potrebbe far ripartire le indagini. L'avvocata Iannuccelli ha ricevuto una telefonata da una donna, che aveva parlato con il suo anziano padre. Quest'ultimo, ai tempi della scomparsa di Cristina, frequentava le aree boschive intorno al comune di Mercato Saraceno e avrebbe visto più volte un prete in compagnia di una ragazza. Arrivavano in auto insieme, il frate toglieva la tunica e si avviava mano nella mano con lei verso il bosco. Il fatto avrebbe colpito il testimone involontario che peraltro poco tempo dopo si sarebbe sentito dire da un amico di non tornare in quella zona perché c'erano due sacchi neri dai quali proveniva un odore terribile, della cui presenza aveva avvisato i carabinieri, ha spiegato Iannuccelli. Questa nuova testimonianza ha portato l'avvocata a chiedere un rinvio dell'udienza per effettuare ulteriori approfondimenti. Parallelamente, Iannuccelli ha lanciato un appello su Facebook, sperando di raccogliere ulteriori informazioni. Chiediamo agli abitanti di Monte Petra, Sogliano e Mercato Saraceno di aiutarci. Avete visto anche voi dalle vostre parti un frate con una giovane ragazza? Parliamo degli anni 90, i vostri parenti anziani, la memoria storica dei luoghi. Che dicono in proposito? Si legge nel post. L'appello si conclude con un invito a chiunque possa contribuire a dare finalmente una tomba a Cristina. Il giorno della scomparsa, Cristina avrebbe dovuto incontrare padre Lino Ruscelli, suo padre spirituale e confessore, al convento dei frati cappuccini della città romagnola. Tuttavia, la giovane sparì prima dell'incontro. Per anni, il principale sospettato è stato Emmanuel Boke, un ragazzo sudafricano ospite del convento, che inizialmente confessò l'omicidio della giovane, salvo poi ritrattare. Abbiamo intercettazioni in cui si sente Emmanuel Boke, per anni sospettato di essere coinvolto nella vicenda ma mai indagato e poi diventato irreperibile, raccontare di avere visto Cristina litigare con tal padre Renato, Domenico Nigi, che dopo essere stato per 18 anni al convento dei Cappuccini di Tescesena, nel 1993, poco dopo la scomparsa di Cristina, andò a Faenza. Quel religioso, morto nel 2016, conosceva e frequentava la zona di Mercato Saraceno. Boke non è mai stato indagato, a questo punto che almeno ora lo si cerchi come testimone, ha dichiarato Iannuccelli, sottolineando la complessità e le ombre che ancora avvolgono il caso. La speranza è che queste nuove informazioni possano portare a un riapertura delle indagini e finalmente fornire risposte alla famiglia Golinucci. Nonostante le difficoltà, Marisa Degli Angeli rimane determinata nel suo impegno a scoprire la verità, rappresentando un simbolo di forza e perseveranza per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare tragedie simili.
Con l'udienza imminente e la nuova testimonianza, c'è un rinnovato senso di urgenza e speranza che il caso possa finalmente essere risolto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!